Buonasera Daniele Emanuelli. Buonasera da Irene Benedetti. Benvenuti all'undicesima puntata della stagione di Sport Up. Si è giocata ieri l'undicesima giornata del campionato d'eccellenza, è arrivata anche la prima sconfitta per il Rimini in questa stagione, una giornata, diciamolo pure, ricca di ben 8 successi interni, un solo pareggio e una sola vittoria esterna, ma sono state ben 30 le reti messe a segno. Più ad iniziare, Irene, ricordiamo come sempre il numero per interagire con noi. 333-609-4299, scriveteci sia su messaggi tradizionali che WhatsApp. Allora adesso andiamo a presentare subito gli ospiti di questa serata. Iniziamo dalla nostra sinistra, dove ritroviamo sempre con piacere l'opinionista biancorosso Emanuele Pironi. Piacere anche mio, buonasera a tutti. Ringraziando come sempre l'ufficio stampa biancorosso, questa sera l'ospite, e scusate la ripetizione, biancorosso del Rimini, difensore Mattia Gabrielli. Buonasera, buonasera a tutti. E per ultimo, ma non è l'ultimo della classe, salutiamo il nostro opinionista, ovvero Renzo Baldissero. Buonasera a tutti. Adesso proprio con la nostra Irene andiamo a vedere risultati e classifiche dopo per l'appunto l'undicesimo turno. Partiamo coi risultati, ringraziamo Romagna Sport per le grafiche. Castrocaro Bellaria 3-1, Classe Granamica 3-1, Corticella Progresso 0-2, Faenza Rimini 2-0, Faro Savignanese 3-1, Fiariccione Cervia 2-1, Marignanese Sant'Agostino 1-1, Massa Lombarda Argentana 4-1, Real San Lazzaro San Pierana 1-0, Sasso Marconi Old Meldola 3-0. E adesso sempre Irene con l'ausilio di Stefano e Renzo andiamo a vedere appunto la classifica dopo l'ultimo turno. Al primo posto il Rimini con 26 punti, Sasso Marconi 25, Classe 22, Granamica 20, Progresso 19, Faenza, Argentana, Fiariccione 18, Savignanese 17, Massa Lombarda 16, Real San Lazzaro 15, Faro 14, Sant'Agostino, Corticella, Castrocaro, Old Meldola 11, Marignanese 10, Cervia 8, San Pierana 6, Bellaria 5. E bravo, e bravo. Allora Renzo, è stato un ultimo turno importantissimo per alcune squadre, tralasciando appunto il Rimini, di cui faremo un approfondimento ampio tra qualche minuto con la sintesi della partita e appunto concentrandoci sulla prima sconfitta in campionato. Che turno è stato quello d'eccellenza, Renzo? È stato un turno, diciamo, male per le 6 squadre rimanese, vuol dire Rimini, lo stesso Bellaria, la Marignanese, Savignanese, Cervia, diciamo onestamente tutte quante sconfitte. L'unica vittoria è quella della Fiericiune, che ha superato per 2-1 nel derby il Cervia. E l'amaro pareggio, diciamo, della Marignanese in casa con il Sant'Agostino, sono invaderato, sì, per 1-1. Anche qui la Marignanese fino a un'ora alla fine stava vincendo per 1-0, poi alla fine il pareggio è venuto, diciamo, così in un modo fortunoso degli altri. Però onestamente nel calcio ci vuole anche fortuna, diciamo che la domenica prima la Marignanese ha vinto addirittura in casa della Granamica per 2-1 con tanta fortuna. Probabilmente nel calcio c'è il dato, c'è il dare e l'avere, diciamo onestamente la Marignanese ieri non ha avuto quella fortuna che magari gli è mancato. Tornando al discorso, la cosa che mi sorprende molto di più è questa Sasso Marconi, che ieri, se non vado errato, ha ottenuto la sua 6ª vittoria consecutiva. È una squadra che veramente, secondo il mio punto di vista, è l'unica squadra che potrebbe dar fastidio a questo Rimini. Mentre invece il Classe non è più una sorpresa, ma diventa una realtà di questo campionato. È una squadra forte e onestamente ce la giocheranno. Però penso che queste squadre che sto adesso dicendo, vale dire il Sasso Marconi, il Classe e il Progresso, sono queste tre squadre secondo me che possono impensierire i Rimini in questo momento. Mentre invece sono veramente deluso di questa Savignanese, che ieri ha ottenuto la sua 2ª sconfitta consecutiva, che è una squadra, io già l'ho vista in altre circostanze, mi è piaciuto, però onestamente questa squadra di Farnetti ha gli alti bassi come la passata stagione. L'unica squadra in senso negativo
e questo Massa Lombarda che con i suoi 16 punti sta attraversando un periodo, no, anche se ieri ha vinto per 4-1, 10 punti di distacco dalla capolista Rimini sono abbastanza molti, però onestamente qui come si sai che il secondo posto significa finali nazionali, perciò ancora tutto aperto per il secondo posto, anche onestamente se Rimini se gioca come ha giocato ieri Faenza ho qualche dubbio. E dopo ne parleremo, dopo ne parleremo. Andiamo subito, entriamo subito nel vivo della trasmissione. Irene, cosa andiamo a vedere adesso? Adesso andiamo a vedere il servizio sulla Keep Academy. Questa è una novità per grande soddisfazione di Scotti. Andiamo a vedere il servizio. Nella giornata di martedì 25 ottobre, soffrendo anche della comunicazione puntuale avvenuta dall'ufficio stampa biancorosso, presso lo stadio Romeo Neri ha preso il via l'avventura della Keep Academy, la nuova iniziativa organizzata dal Rimini Football Club e dal numero 1 biancorosso Francesco Scotti, rivolta alla preparazione dei giovani portieri. Ben 26 ragazzi che si sono presentati alla prima seduta di allenamento suddivisi in 3 gruppi di lavoro, a seconda della fascia di età. I più piccoli erano della classe 2007, i più grandi del 2000. Oltre a Scotti, che cura direttamente l'aspetto tecnico dell'iniziativa, coadiuvato dal preparatore dei portieri dei Rimini della nazionale sammarinese Marcello Teodorani, hanno lavorato assieme ai ragazzi anche Andrea Mignani e Gianmaria Landi, rispettivamente secondo e terzo portiere della prima squadra. Tutti i partecipanti, sotto lo sguardo attento dei numerosi genitori che hanno accompagnato i propri ragazzi allo stadio, si sono mostrati diligenti e desiderosi di imparare. Su tutti i più piccolini, inizialmente forse un po' emozionati per il fatto di trovarsi sul rettangolo verde del Neri e di poter lavorare con lo staff della prima squadra gran completo, ma dopo pochi minuti sono apparsi sciolti e grintosi come dei veterani. Hanno seguito il primo pomeriggio di lavoro anche il presidente Sergio Santarini, il direttore tecnico Roberto Landi e il responsabile del settore giovanile Walter Berlini. Il corso, che si ricorda essere totalmente gratuito, si svolgerà tutti i martedì allo stadio Romeo Neri dalle 15 alle 16.30 per concludersi nel mese di maggio. Partecipare è sempre possibile, per organizzare al meglio il lavoro si richiede di iscriversi anticipatamente contattando la sede del Rimini Football Club. Una giornata dunque all'insegna dell'allegria che ha visto per la prima volta mettersi in mostra giovani debuttanti allo sbaraglio, considerando la fascia d'età ma desiderosi di calcare quel terreno di gioco e di seguire le orme dell'idolo biancorosso. Per Scotti una giornata ricca di soddisfazioni, il progetto non a caso è mirato alla preparazione tecnica del ragazzo ma soprattutto al divertimento. Gli stessi genitori sono apparsi soddisfatti e hanno applaudito tale iniziativa. Le adesioni ottenute fino a questo momento siamo certi che si alzeranno, dopotutto imparare dal maestro va sempre bene, ma se il discepolo arrivasse a superarlo in prospettiva futura sarebbe ancora meglio. Matteo, prima di analizzare la partita, ovviamente noi ogni settimana regaliamo due chicche, diciamo che mettiamo in evidenza le notizie principali della scorsa settimana. Una era certamente questa, ecco, la soddisfazione anche da parte di Francesco, tu che vivi lo spogliatoio per questa sua iniziativa. Sì, è stato, sappiamo noi di questa iniziativa che Ciccio ha messo in atto e è una cosa bella poter far allenare ai ragazzi anche più piccoli con una figura molto importante di Rimini, che è Scotti, con in collaborazione anche al proprio preparatore atletico, che, ed è una cosa molto bella, che fa piacere anche all'interno del nostro spogliatoio. Emanuele, questo è il primo contatto, no, tra piccoli bambini del riminese con un protagonista per quanto riguarda la squadra biancorossa, che è appunto Francesco Scotti. Abbiamo visto che più volte è stata anche sponsorizzata, supportata anche dai media questa iniziativa e pian piano il progetto si sta sviluppando nel migliore dei modi. Sì, sembra che sia partito con il piede giusto, diciamo che questo credo che sia un po' il primo passo, no? E soprattutto quando abbiamo avuto ospite Berlini che parlava appunto delle strategie con cui la Rimini Calcio avrebbe cercato di agganciare rapporti con le realtà locali e anche con i ragazzini, diciamo, che giocano. Questo è un primo passo e secondo me la strada è quella giusta. Irene, cosa andiamo a vedere adesso? Adesso andiamo a vedere la rosa del Rimini, quindi i promessi di questa parte di stagione. Il percorso del Rimini nel torneo d'eccellenza appare solo un passaggio. Alla vigilia del match con il Faenza, la squadra biancorossa si mostra leader indiscusso del massimo torneo regionale. Miglior attacco con 19 reti eseguite, miglior difesa con solo 4 incassate. Dietro la Savignanese a quota 6 e terza il Faro Cop con solo 8 subite. Dietro invece l'attacco biancorosso troviamo Sasso Marconi, gran amica ed Argentana, con 17 eseguite. A una sola lunghezza di distanza, classe e progresso a quota 16. Al Rimini non riesce l'intento di essere la squadra con meno pareggi in campionato, se i biancorossi hanno conosciuto solo 2
due volte il segno X, il primato va al Sasso Marconi, un solo X al momento per la formazione bolognese. Luce ed ombre di questo percorso. Se Mignani si è dimostrato un abile portiere, aspettando l'anno della maturazione sul campo e su banchi di scuola, riteniamo che sia già pronto per la Serie D, quantomeno da secondo. In fase difensiva, Righini ha mostrato temperamento e saggezza in lettura di gioco, con un piede caldo, specie nelle conclusioni della distanza. Claudio Colli, invece, non a parole ma con i fatti, ha tenuto a ribadire che nasce come difensore e, dimenticando la parentesi con Fraschetti, a centrocampo possibilmente non vorrebbe tornarci. Bravo di testa e, se sta bene, potrebbe nuovamente tornare The Wall, come fu simpaticamente battezzato in quel di Sant'Arcangelo. Andrea Brighi ha dimostrato determinazione e maggior sicurezza rispetto al passato, e cosa che non guasta buona confidenza con i gol. Gabrielli è un buon mastino, scoperto nella notte di campionato di San Lazzaro di Savena, si sta dimostrando un giocatore all'altezza della situazione. A centrocampo Contarini dimostra di fare i conti con i tanti chilometri che percuote in campo, ma il feeling con i gol non è cosa della casa. Più mobile ed efficace Valeriani, che è pronto a trasferimento oltreoceano dopo l'esperienza a Miramare, è tornato a difendere la causa biancorossa. Se non demorde in D, può starci, ma se morde e fugge come da percorso da carriera, potrebbe già salutare. Signorini ha atteso la prova del 9, dirigente, abile a saltare l'uomo, propensione offensiva notevole e anche i gol. A lui si chiede a quando la definitiva maturazione. Lo Iodice, dopo una stagione così così a ribelle, né da alti né da bassi, a Rimini si scopre una sicurezza, risultando continuo e non discontinuo. Giovani Bebi, Allotti, impegnato con la scuola, in campo si dimostra abile maestro. Se l'equazione spiegata dal professore proprio che nei banchi scolastici si potrebbe essere in alcuni casi un enigma, sul campo il risultato finale porta, dopo compressi calcoli, al gol. Al momento verifica superata. Cicarevic, più grandicello, entra a partita in corso come contro la Savignanese e decide il match. Massaro non lo è, ma prendendo spunto dal cognome, quel Cicarevic risulta una cica fastidiosa, attacca e non molla. Infine l'esperienza in campo. Ricchiuti cammina, passeggia, mangia e allena, saluta i compagni, gli avversari, meravigliandoli nonostante l'anagrafe che avanza, con giocate spettacolari. Non rimane che applaudire, come del resto Scotti, che passa domeniche inoperose a muovere quei gantoni più per la sua accademia che per i tiri avversari, mentre Bonaventura ha un conto in sospeso con la dea bendata. I gol arrivano, non è puntuale, ma è preciso. Mai gol banali per lui. Ecco, rientriamo in studio. Questa è l'analisi per quanto riguarda la prima parte di stagione del Rimini. Anche a fare apposta, Mattia, io questo servizio l'ho registrato venerdì, pensavo che a Faenza in qualche modo potesse arrivare un risultato positivo, però mi è andata bene, tu sei tra i promossi a meno di questa avvio di stagione. Sinceramente, come difensore mi stai sorprendendo, vedo che secondo me Renzo parecchie volte qui punzecchia in studio, ma sei pronto anche per la Serie D. Sì, io sono contento di questo inizio di stagione, mi sono trovato sin dall'inizio molto bene sia con l'ambiente che con l'allenatore. Ho subito cercato di mettere in pratica quello che l'allenatore chiedeva a me e a noi difensori. Dispiace aver perso da difensore questa serie continua di partite senza prendere gol, però vogliamo ripartire anche da questa sconfitta, vogliamo prendere le cose buone che sono state fatte e le cose meno buone. Anche oggi, alla ripresa degli allenamenti, abbiamo studiato quello che non è andato e siamo pronti già la prossima domenica a ripartire più forti che mai. Ecco, appunto, cos'è che non è andato? Ma sicuramente i due gol che abbiamo preso non sono andati perché sì, sulle palle... in base al gioco, dico, al vostro gioco. Ma il nostro gioco, noi cerchiamo sempre di giocare la palla, incontriamo molte squadre che invece lanciano in avanti e sperano in una seconda palla o di prendere una punizione pericolosa. E domenica il Faenza è stata una squadra che ci ha messo sotto, perché era una squadra molto fisica, sapevamo già dalla settimana precedente che saremmo andati a incontrare una squadra molto forte. È stata una partita secondo me decisa da dei momenti come i due gol subiti, ma se nel primo tempo Cicarevic quel palo interno riesce ad entrare la palla, noi magari qui siamo a parlare di un'altra partita, magari riusciamo a prendere i tre punti. Sì, mi trovi d'accordo. Allora, tu l'hai anticipato, Mattia e Irene, cosa andiamo a vedere adesso? Adesso sei sicuro andiamo a vedere un servizio? Va bene, andiamo a vedere Rimini Faenza. Brutta sconfitta per i Rimini, primo stop in stagione, arriva nella meta che ha dato gli avvii di carriera a Sergio Floccheri e la conclusione a Marco Osio. Buonaventura parte dalla panchina, fiducia al centro dell'attacco, Alex San Marino Cicarevic. Auto Contarini, il suo posto, viene preso da Dolcini. Ricchiuti, non al massimo della condizione, viene schierato titolare. Dall'altra parte, Faenza dimostra di essere formazione tosta, specie in mezzo a campo con Mordini che morde e punzecchia durante il match le caviglie degli avversari, mentre Piraccini e Melandri, nelle retrovie, dimostrano di essere due buoni mastini. Nutrita la rappresentanza ospite, presenta lo stadio nero di Faenza.
partenza, ma non potrebbe essere altrimenti. La carica si sente già in avvio quando Ricchiuti innesca Ciccarevic, chiuso dal tempestivo intervento della retroguardia di casa. Una prima parte di gara noiosa e certamente la conclusione di Mordini alla distanza non aiuta ad aumentare uno spettacolo, tanto da non disturbare neppure i bebè che dormono tranquillamente. Ma tra un biberone e l'altro la gara si accende improvvisamente attorno alla mezz'ora, quando Dolcini, con il solo personale, tenta quello che in gergo calcistico si chiama esaltazione e consacrazione, ma tra il dire e fare c'è di mezzo prima Lusa e poi Piraccini, che in qualche modo sulla linea di porta allontanano il pericolo. Passa un giro di lancette e Ciccarevic tenta la conclusione alla Del Piero, mette a sedere due volte gli avversari, poi tiro a giro, toccato anche dal portiere Lusa, battezza il palo interno. Lo stesso attaccante recupera il pallone, ma senza inquadrare il bersaglio. La partita sembra accendersi anche da parte del team di Fiorentini, che cercano la via del gol con Errani, ma Scotti blocca senza problemi. Più insidioso, qualche minuto dopo, il tiro a giro di Melandi con la sfera che termina all'atto. A 15 secondi da termine, però, il Faenza passa. Da un traversone di Mordini nasce la ribattuta di testa in area di rigore, che favorisce lo scarico a terra del pallone ad opera di Piraccini. Al centrale non sembra vero, eppure il Faenza riesce a centrare l'impresa, festeggiando un vantaggio fino a qualche minuto prima insperato. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-0. La ripresa vede subito i Rimini dover rinunciare a Ricchiuti, al suo posto un evanescente Gasparotto. Il ritmo sembra quello dei minuti iniziali del match, con Errani che chiama la presa a terra il portiere Scotti. I padroni di casa insistono. Da una punizione di Mordini, Melandri manca l'appuntamento con i gol. Sugli sviluppi dello stesso corner arriva puntuale il colpo di testa di Nicolini, alzato sopra la traversa dall'attento Scotti. Mastro Nicola dalla panchina appare preoccupato. E cosa penserà, vi chiederete voi? Ecco svelato il mistero. Abbiamo cominciato a concedere qualcosa al Faenza, nel senso alcune punizioni laterali, e lì è stato forse il problema più grosso di oggi, abbiamo sofferto molto. Il tecnico biancorosso avrà ragione ad esprimersi così, specie quando al 69esimo Dal Monte, approfittando di una respinta corta, deposita il pallone del 2-0 in fondo al sacco. Gol fotocopia del primo e per i Rimini una doppia beffa. Bene, benissimo per i padroni di casa. Da casa invece i tifosi biancorossi non digeriscono il risultato, quasi da fargli esclamare: ma dove siamo? In questo ci aiuta Emanuele Pironi con la complicità dell'ufficio stampa del Faenza. Quando si svolgono qui la Bigorda d'Oro e il Palio del Nibalo, che sono le manifestazioni tradizionali rievocative medievali, si montano delle tribune in tabulare che sono piene di pubblico, perché quello è il momento in cui lo stadio Bruneri si riempie. I tifosi biancorossi presenti allo stadio Neri sono però incommiabili. Nel frattempo entra Bonaventura, che prende il posto di Lojodice. Lo stesso ex attaccante Follì avrebbe parlato di una possibile riapertura del match, ma l'assist di Signorini non porta a tale esito. Negrini dall'altra parte cerca di emulare Dolcini con un solo personale che viene smorzato dalla retroguardia ospite. I Rimini allora cerca la soluzione dalla distanza, ma la conclusione di Righini non inganna i riflessi di Lusa, bravo nella respinta. Il portiere si ripete sul finale di gara, questa volta il tiro arriva da Valeriani, con Lusa che di petto spedisce questa volta in corner. Squadre negli spogliatoi con i giocatori biancorossi accolti comunque dai tifosi sotto la curva, intenzionati ad applaudirli nonostante la sconfitta. Un incidente di percorso, la Lepe dopo tutto è stata neutralizzata, ha giocato per un attimo, ma siamo certi che sarà pronta a riprendere il via. Benissimo, allora abbiamo visto queste immagini. Renzo, vengo su di te e dimmi un attimo le tue impressioni, le tue critiche. Ma Rimi ieri è stata una sconfitta secondo me amara. E quanto ha bruciato? E fa riflettere a tante cose. Io so sempre l'idea che Rimini io l'ho visto e voglio ripetere ancora. Il Rimini ha dei grandi manovali, ma non ha il vero muratori. I muratori non ci sono. E l'ho dimostrato anche ieri. Beh, è una squadra meno amata. Ricchiuti non era in condizioni perfette. Bonaventura era nello spogliatoio, ha giocato gli ultimi 20 minuti. Però è Rimini che, se vuol puntare in alto, deve giocare anche se probabilmente questi giocatori non sono in condizioni. E Rimini non è solo Ricchiuti e Bonaventura. Quindi torniamo al solito discorso che... Ecco, e questo che intendo dire io. Allora cosa significa? Ripeto ancora, ottimi manovali, ma i muratori non ci sono. Gioca a tre. Giocando a tre ci vuole anche gli esterni che rientrano. Rientra Dolcini? Rientra Signorini? No. Questi non rientrano. Non sono difensori. Per giocare a tre ci vuole anche gli esterni che danno una mano a questi ragazzi. Vuole dire a Gabrielli, Brighi e l'altro difensore
Rimini. Ecco, questo è il punto, la mia paura della Rimini Calcio. Speriamo che rifiuti i nostri infortuni. Che Buonaventura gioca, altrimenti il Rimini si troverà in difficoltà. Non guardiamo il 4-0 in Coppa Italia con la Marignanese. Questo è solo un'illusione. Si vince 4-0 perché mancava il Rimini. Non è vero. Perdere la Faenza con una squadra, una matricola di questo campionato, cosa era in promozione, cosa significa? In campo bisogna correre, bisogna dar tutto animo. Un attacco come Ciccarici e Arlotti, giovani, per carità, bravi ragazzi, con Dulcini, voglio dire, dove andiamo? Non andiamo da nessuna parte. Secondo il mio punto di vista, l'ho detto già altre volte, è una società costruita male. Emanuele, cosa vuoi ribadire? Ecco, mettiamoci un infortunio di rifiuti, speriamo che giochi a lungo. O questi ragazzi si troveranno in difficoltà. Credetemi pure. Le voglio ancora ripetere. Grandi manovali, ma il muratore non c'è. Speriamo che questo muratore non si faccia mai male. Che rifiuti. Che rifiuti. E questa è la mia preoccupazione di questo Rimini Calcio. Giocare a tre a zona è bellissimo, però se vorrebbero anche gli esterni che rientrano. Ieri lui, la Faenza, ha perso per questo. Non c'erano le fasce, non c'erano gli esterni. Dove andiamo? Emanuele, dove andiamo? Non andiamo da nessuna parte. Non andiamo da nessuna parte. E questo è il mio problema di questo Rimini Calcio. I 1800 tifosi, secondo il mio punto di vista, pretendono di più. Io ho criticato Cari quando non c'era gioco, però in quella squadra c'erano i campioni e ha vinto il campionato anche senza gioco. Perché? Quindi il campione ce l'abbiamo uno solo. E poi il futuro, questa squadra vista ieri è pronta per la Serie D? Ho forti dubbi. Non è pronta, rispondendo alla tua domanda, no, ti rispondo io, non è pronta per la Serie D e uno dei pochi che gli ho fatto i complimenti in diretta, scusate per la voce ma sono raffreddato, è il nostro Mattia, come credo che anche il secondo portiere Mignani siano due giocatori pronti già per la Serie D. Allotti e gli altri ti metto il punto interrogativo perché sono davvero troppo giovani, vanno ancora a scuola per intenderci e quindi si fa fatica. Io adesso esattamente questo già ho voluto parlare da un esperto di calcio, da un intenditore, sì, non da tifoso. È giusto parlare. Onestamente, è giusto però parlare. Onestamente vedere il Rimini giocare ieri ho forti preoccupazioni e questo Sasso Marconi è alle costole. Sasso Marconi c'ha un Noselli che è fortissimo, ha fatto già 11 reti, 6 vittorie, mi auguro che tutto sia, come ho detto prima nel tuo commento, un incidente di percorso. Però, ripeto, i dubbi ci sono. Emanuele? I dubbi ci sono sempre perché è fisiologico che ci siano dei dubbi. Chiaro che un campionato, finché non l'hai vinto, non puoi dire di averlo vinto. Io credo che non è che si possa passare dal bianco più lindo al nero più cupo nel giro di una partita. Bisogna anche guardare come si è dipanata la partita, come è nata la partita. La prima mezz'ora, noi tanto la stavamo commentando in diretta, la prima mezz'ora è stata, tra virgolette, noiosa, nel senso che nessuno dei due sfondava, quindi non c'era né una carenza né la capacità di riuscire a sopraffare l'avversario. Ricchiuti era in campo, quindi anche con Ricchiuti in quel momento lì non riuscivi a trovare il bandolo della matassa. Poi ci sono stati due episodi per noi e un episodio per loro che ha premiato loro. Quando siamo andati negli spogliatoi e siamo rientrati, Ricchiuti non c'era più, perché ha dovuto gettare la spugna perché stava poco bene. Io credo che una partita da giocare, una squadra come questa dove ci sono molti giovani, se tu devi decidere di giocare senza Ricchiuti, senza Buonaventura, almeno devi prepararla così. Non è che ti puoi trovare a dover giocare in quelle condizioni in corsa. Ma scusi, rischi praticamente hai ragione, ma senza Buonaventura e senza Ricchiuti, giocando con questi ragazzi, sei sicuro di vincere la partita? Ma io ho forti dubbi. Io ho iniziato. Anche se il campionato io, ma io ho iniziato la trasmissione quest'anno. La prima cosa che ho detto, la prima partita dopo Argenta, ho detto: noi siamo forti quest'anno e possiamo vincere il campionato. Però non siamo come quando tenevamo in panchina di Deo e Gambino e vincevamo lo stesso. Quelli buoni che abbiamo devono giocare, perché altrimenti andiamo in crisi. La crisi la potrai contenere quando cresce il gioco, lo spirito di squadra, quando cresce l'amalgama. Io sono convinto che a febbraio, marzo, quando questa squadra avrà degli equilibri delineati, avrà un sistema di gioco
normale che lo farà a occhi chiusi, tu puoi anche togliere due o tre pedine e far entrarne altre due o tre, ma questo succede anche alle grandi squadre in Serie A, che fino a febbraio-marzo giocano più sul singolo che nel Io gioco. Ti dico una cosa. In questo momento tu devi avere Ricchiuti, devi avere Buonaventura, se no fai fatica, almeno uno dei due. Io ti dico una cosa, hai ragione te, quando la squadra a gennaio-febbraio sarà un po' amalgamata, però i problemi miei è un'altra cosa. Speriamo che a novembre arrivino dei rinforzi. Beh, quello lo speriamo. Cioè, è chiaro che più giocatori forti prendi, ma no, e meno problemi hai. Rinforzi all'altezza della situazione. Certo. Giocatori che fanno la differenza, giocatori che ti portano, perché il Rimini con 1800 tifosi non può andare a giocare a Classe o a Marignano, no? Non dovremmo, ma ci stiamo andando. Speriamo io di no. Quando io sento leggere la classifica no. Mi viene male. Mi auguro quando che ieri, i nomi, però la realtà è questa. Nel suo commento, l'amico che sia un incidente di percorso, altrimenti onestamente io Rimini le ho viste tutte, si è vinto, ma vittorie che onestamente, lo dico sinceramente, non mi hanno convinto, mi hanno soddisfatto i tre punti ma non il gioco. Io adesso non so se ci sono notizie fresche sulle condizioni di Ricchiuti. Ieri a fine partita, come c'eri anche tu, le abbiamo chiesto subito come stesse, poi dopo c'è stato anche l'intervento di Mastro Nicone dopo gara che ha detto, Mattia tu correggimi se sbaglio, che per precauzione ha preferito non farlo scendere in campo perché ha sentito un leggero disturbo, non ho capito bene se al polpaccio, comunque ha preferito farlo riposare, Antimera. Giusto? Ah, sì, esatto. Quindi. No, ma va benissimo, cioè, però se tu sai che domenica giochi senza Ricchiuti, fai una partita, prepari una partita in un certo modo sapendo che non fai affidamento su Ricchiuti. Se tu decidi che Ricchiuti l'avrai in campo, perderlo a metà partita, lo sostituisci con Gasparotto, è ovvio che una differenza c'è. E su questo siamo d'accordo tutti, è impossibile non pagare lo scotto se ti esce Ricchiuti e ti entra Gasparotto. Se non hai neanche Buonaventura in campo, i problemi raddoppiano. Cioè, noi i nostri campioni, quelli che abbiamo, dobbiamo tenerli in campo, dobbiamo averli. E riusciamo a essere superiori agli altri. Ieri era una partita in cui anche Aranghi, che poi ieri era Aranghi comunque ridotti perché Cola non c'era, quindi Righini doveva giocare indietro, il centrocampo non era nella sua formazione titolare, mancava Buonaventura, un pochettino arrabattati già lo eravamo dall'inizio, quindi già non eravamo spumeggianti, non eravamo, per essere una squadra di bassa classifica come era il Faenza, non ci stavamo muovendo tanto bene. Però io poi gli dire... episodi a volte ti premiano, a volte ti vanno contro io, e la partita io intendo è dire che così. Nel mio discorso, come già ho detto prima, il Rimini non può essere legato a Buonaventura e a Ricchiuti. Tutto qua. No, il Rimini in questo momento è legato a Buonaventura e a Ricchiuti. Se non, a gennaio... non dobbiamo essere, altrimenti ma non dobbiamo, ragazzi, non dobbiamo. Allora facciamo la colletta, c'è 100 euro per uno e ci compriamo un giocatore che fa la differenza, uno svincolato e dopo le vinciamo tutte. Lo sappiamo qual è il problema, non abbiamo dietro un criterio di spesa fuori controllo come gli altri due campionati di D. Il primo campionato di D che abbiamo fatto è stata fatta la raccolta come le figurine, la raccolta dei grandi giocatori e grandi giocatori li tenevamo in panchina, non giocavano nemmeno. Il secondo anno di D, un pochino meno, ma eravamo nella stessa situazione. Giocatori forti, Tedesco e altri, andavano in panchina. Poi no. Quest'anno non siamo in quella condizione lì. Abbiamo fatto una buona squadra per la categoria, ma deve giocare quella squadra lì. Perché se no abbiamo problemi, diventiamo una squadra normale. Più pezzi grossi escono e più diventiamo una squadra normale. Potremo sopperire, tenendo buona questa rosa, all'uscita di qualche campione, mano a mano che cresce la consapevolezza del gioco in tutti i giocatori. Un giocatore come Gasparotto, ok, ieri è entrato, è stato impalpabile, benissimo, quanto ha giocato fino adesso? Pochissimo. Allora, e bisognerà anche tenere conto del fatto che Gasparotto, poveretto, lo butti lì e dice fai il Ricchiuti. Anch'io mi posso buttare lì, tentare di fare i Ricchiuti, magari non riesco. Anche con questo non voglio dire che io non sono preoccupato, però io oggi ho letto, no, tanta gente che si è lamentata, ha detto il Rimini non può perdere a Faenza. Allora, il Rimini che spende centinaia di migliaia di euro e fa un certo tipo di squadrone non può perdere a Faenza. Il Rimini che ha ragionato su una squadra e ha speso una cifra onesta, probabilmente sì. Perché non è che ne abbiamo da buttare via di giocatori forti. Noi abbiamo 20 giocatori che possono entrare e uscire. Alcuni di prima fascia, alcuni di seconda. Quando noi non giochiamo con Scotti, lui, Cola e Brighi, andiamo già a muovere quel quartetto lì, già c'è un problema, già si crea un problema. Ma e quindi adesso io, questo non lo possiamo nascondere, ma non è un problema, cioè non è una critica nei confronti di nessuno, perché a un dato momento uno
dice io ho fatto la squadra con il budget che avevamo a disposizione. Perché non è che i soldi vengono, no? Andiamo sempre a finire lì. Cioè lo dice De Laurentiis quando parla della Juve, lo diciamo noi quando parliamo di altre squadre o della nostra. I soldi li hai, devi fare con quelli. Ma poi dice io sono il Rimini, non voglio perdere a Faenza. Va bene, ma i giocatori prego, sono quelli. Prego. Mi fate dire solo una cosa, 30 secondi, perché Lorenzo dice spesso, qui quando siamo qui in televisione bisogna parlare di calcio e penso che qui dentro siamo competenti un po' tutti, no? Mattia, io vengo un po' dalla vostra parte, ma non perché non penso le cose che stia dicendo in questo momento Renzo o De Emanuele. Chi ha scritto oggi su Facebook o comunque su altri social, o chi ti ha detto personalmente che Rimini è una squadra che non può perdere a Faenza, io penso che nel calcio c'è bisogno anche di gratitudine. Una squadra che tra Coppa Italia e campionato ha ricevuto solo ieri una prima sconfitta, stiamo facendo una tragedia, ragazzi, stiamo facendo una tragedia. Allora mi chiedo, ma voi capite di calcio? Ma voi da casa capite di calcio? Siamo abituati bene. Cioè io, Renzo, quello che tu stai dicendo è una squadra che, giustamente io prima a Mattia gli ho fatto i complimenti perché lo ritengo, rispondendo alla domanda che tu mi hai fatto nella precedente puntata, un giocatore da Serie D. Come, ripeto, ritengo anche Mignani. Gli altri giovani, se vuoi una risposta schietta, sai che io dico sempre quello che penso, che è Rimini attualmente in rosa, non sono giocatori da Serie D. E quindi il direttore sportivo si dovrà preoccupare nel mese di marzo-aprile per allestire, nel caso in cui Rimini sia ancora a comando della classifica, la rosa per il prossimo anno, qualora rimanesse lui, perché più volte abbiamo discusso anche il lavoro di Pietro, che rimane un amico, però con educazione, parlando di calcio, essendo una trasmissione penso veritiera, dobbiamo dire le cose che pensiamo. Come, mi aggiungo un attimo a una cattiveria, quando tu prima dicevi bisogna rivedere anche un attimo chi c'è dentro la società, io ti dico pubblicamente che qualcuno dentro la società che c'è in questo momento che non mi piace, esiste e come, vedendo anche certi atteggiamenti che ho visto anche ieri. Ma io guardando ai discorsi che hai fatto te, l'ha fatto l'amico qua presente. E dopo tra poco ti leggo anche dei messaggi. Però ti dico una cosa, in questa squadra di 20 giocatori della rosa, 10-12 anche di più hanno fatto la D. La. Ma sono 10-12 su 20. 10-12, sono contati. Allora, voglio dire, anche ieri va Brighi, Righini, Gabrielli, lo stesso Bonaventura, Ricchiuti, Signorini e il portiere Scotti. Signorini ha tentato di farla, però l'hanno rimandato indietro. I giocatori ci sono, probabilmente qualcosa manca, o costruita male, non lo so. Valeriani, addirittura nel Real Miramare, è ritornata a Rimini, sì. Diciamo onestamente. Ecco, qualcosa c'è. Io mi auguro di sbagliare questa sera. Ma infatti, preparatevi. Mi auguro che alla fine di maggio Rimini sia in Serie D, come ce la auguriamo tutti. Certo. E senza dubbio sarà in Serie D. Però, onestamente, è un campionato, secondo il mio punto di vista, pensavo di stare meglio, di soffrire un po' di meno. Così stiamo soffrendo. Beh, stiamo soffrendo perché allora, comunque l'abbiamo detto più volte, l'ha detto Emanuele, l'ha detto te, l'ho detto io, il gioco non c'è stato in tutte le partite, ne abbiamo assistito a qualche bella partita, su 11 partite fino a questo momento ne avremmo viste 2 o 3 belle, perfette del Rimini. Le altre, vai a vedere, perché quella con l'Argentana, quella con la Savignanese, altre partite, per me però non c'è stato il gioco. Comunque non possiamo sopportare troppe assenze. Sì. Noi abbiamo un limite. State di dicendo la stessa cosa. In questo momento che non possiamo fare. Infatti voi due, Renzo, qui voglio farvi capire. Sì, però non è una colpa di qualcuno, capito? La differenza probabilmente è quella. Stavo dicendo la stessa cosa. Quando si dice il Rimini non può perdere, il Rimini non può far questo, il Rimini non può far l'altro. È sbagliato. Questo Rimini qua può, perché è quello. Non è che è una squadra di una spanna sopra gli altri, è una squadra che a ranghi completi può vincere bene il campionato. È un concetto sbagliato quello che ti hanno detto allora questi tifosi dei Rimini, perché se poi vai a fare come De Messi, senza tirarlo in ballo perché già mi viene molto stomaco, diviene praticamente una società che alla fine fallisce come è successo questa. Beh, ricordiamo che tipi di campagne acquisti venivano fatte, appunto, in Serie B. Appunto, parlando seriamente, vai avanti, inizia a pidare la. Ho visto un centrocampo inesistente, un attacco evanescente, mancano riserve all'altezza. Sentite quello che è arrivato da casa, mentre voi due discutevate, poi è arrivato l'altro. Probabilmente ci danno ragione. Esatto, poi da casa per Renzo dicono, aggiungono, non mancano solo muratori ma anche ottimi ingegneri. Poi però entriamo nella società, è diverso. Sì. Io lì non voglio entrare. No, ma lì c'è poco. Però onestamente è così. Perché vedi, anche Ciccari c'è una buona punta, anche Cecconi, un attaccante forte. Ecco, quello è un dubbio. Ecco, un dubbio. Ha giocato a Ravenna contro il Classe, mi sembra, 20 minuti, poi non ha fatto un gran debutto, però onestamente è un attaccante di peso, di valore, non gioca. Vuol dire che qualche sbaglio la società l'ha fatto, anche negli acquisti.
tutto qua insomma, ecco, io la mia preoccupazione lo voglio ripetere, io seguo il Rimini con tutto il cuore, da una vita, perché dopo la Juventus, niente, il mio cuore c'è il Rimini, è 30 anni che sono sposato, seguo il Rimini. Però onestamente il Rimini non merita questa piazza e mi auguro che andiamo in Serie D, però ripeto, i dubbi ci sono. Ci sono, allora, allacciamoci. Sono separato. No, stavo dicendo, il matrimonio è legato al fatto che uno è sposato, segui Rimini. Tu, Pironi, che fai? Io mi sono separato per seguire un pochino di più Rimini. Va bene. Allora tema... adesso usciamo un attimo dal tema calcistico. Io vorrei sentire le sue opinioni da giocatore. Ma aspetta, adesso lo voglio far parlare, Mattia, però tu prima hai toccato la società. Siccome che poi, quando tocchi la società, entro, mi accendo anch'io, c'è una cosa molto delicata, quindi adesso usciamo dal tema calcistico, perché andrò a leggere le parole di una famiglia che ha vissuto un momento molto tragico, e mi sto appunto riferendo alla famiglia di Giorgio Grassi, perché come sapete 2 settimane fa il figlio Joshua ha avuto un grave incidente, sono state coinvolte 3 persone, una macchina sbandata, sono stati investiti, però tutto si è concluso al meglio e siamo molto felici insieme alla famiglia, e andiamo appunto a leggere queste parole di questa famiglia che arrivano proprio dal cuore, rivolte a tutti voi ma anche a noi. Allora adesso io ve le leggo. Allora, Joshua è ritornato sano e salvo, e l'emozione e la gioia sono state ancora più forti, se possibile, di quando 21 anni fa lo abbiamo portato a casa per la prima volta in un porta bebè. Anche Mary, che da qualche mese è nel suo cuore, dopo aver condiviso il bruttissimo momento dell'incidente e la degenza ospedaliera, ora può riassaporare l'intimità della sua casa e l'amore della sua bellissima famiglia. Con immensa gratitudine vogliamo ringraziare i primi soccorritori, il personale medico e paramedico che si è prodigato con efficienza e professionalità, tutto il reparto di rianimazione di neurochirurgia del Bufalini di Cesena e poi negli ultimi 3 giorni il reparto di medicina d'urgenza del Ceccarini di Riccione. Vogliamo ringraziare tutti coloro che in questi giorni di profonda angoscia ci hanno fatto sentire tutto il loro affetto e la loro vicinanza. Non potendo farlo con ciascuno, perché si tratta di migliaia di persone, lasciateci fare tuttavia un piccolo elenco che va da tutti i nostri parenti, familiari e amici più stretti, alle meravigliose e meravigliosi ragazzi e ragazze della Grabo, in continuo contatto sui social per avere di minuto in minuto notizie, a tutte le amiche e gli amici che si sono precipitati a Cesena per vederlo appena possibile. Il nostro ringraziamento commosso va a tutto il mondo, la nostra famiglia allargata del calcio, da Misano alla FIA Riccione, a Rimini FC, a tutti i dirigenti, gli allenatori, i tecnici, i collaboratori, i tesserati, i genitori di tutti i settori giovanili, i giocatori delle prime squadre e tutti quelli che hanno avuto modo di incontrarci e conoscerci in tutti questi anni. Alle tifoserie, anche qui tutte solidali, ed in particolare ai ragazzi della Curva Est che da subito si sono mosse per esprimere la loro solidarietà e il loro risentimento di amicizia e di partecipazione. Vogliamo ringraziare la stampa locale, le televisioni, i siti internet e i giornalisti che hanno dato le notizie con rigore e discrezione. I loro auguri e la loro vicinanza hanno alleviato la nostra pena e l'angoscia dell'attesa. Chiediamo scusa se non abbiamo sempre risposto alle chiamate con tempestività, ma non era spesso possibile. Nei prossimi giorni chiameremo personalmente tutti quelli che finora non abbiamo potuto per esprimere la nostra gratitudine. L'affetto di cui ci siamo sentiti circondati ci ha confortato e l'incoraggiamento al nostro amato Josh a tenere duro sono stati decisivi perché alla fine tutto si sia risolto per il meglio. Vi abbracciamo tutti, Giorgio e famiglia. Ebbene, ci stringiamo anche noi, esatto, all'abbraccio alla famiglia Grassi, e mi raccomando, forza con e coraggio. Con enorme gioia. Forza e coraggio, e soprattutto, come diceva Irene, adesso arriva la cosa più complicata, quella di dover ripartire, sempre farlo con il sorriso. Noi ne approfittiamo adesso per fare una piccola pausa, dando la linea alla pubblicità. Sì, sto entrando da Oliviero, la città dell'abbigliamento. Qui c'è tutto. Sì, sono settore abiti eleganti. Diglielo a tua moglie, c'è anche settore abbigliamento femminile, elegante, sportivo, bellissimo.
mi chiedi se ci sono gli abiti da sposa. Ma qui è una città degli abiti da sposa, una città degli abiti da sposa. Tu pensa che ce ne sono più di 1000. Non solo, ci sono anche le bomboniere. Una volta Oliviero era is beautiful, oggi Oliviero è in champion. Oliviero.it, la città dello shopping. Montefeltro, vedute rinascimentali. Venite a scoprire la bellezza che ha incantato e rapito i grandi maestri del Rinascimento. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie, che unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita, che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Diamante 9 Pizze è il nuovo forno elettrico che garantisce elevate prestazioni, mantenimento costante del calore, risparmio energetico e un ottimo design a seconda dell'arredo e delle esigenze del locale. Diamante 9 Pizze assicura ottima cottura delle pizze, sfornandone 100 in un'ora. Un comodo pulsante per apertura e chiusura elettrica del vetro di protezione e una gestione semplice delle operazioni dal quadro comandi. Forni Diamante, puoi acquistarli e provarli presso IGF Forni Italia, in via Leontina, località Pianacci, Pietracuta di San Leo. Romagnasport.com, il portale dello sportivo romagnolo dove trovare tutto, ma proprio tutto, sul calcio dilettantistico, anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu. Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. Romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Ebbene Irene, io stasera sto malissimo, te lo dico subito, quindi cerchiamo dai, casa, dai, di affrettare subito il finale della trasmissione. Andiamo adesso a vedere, siamo al dopogara, andiamo a vedere l'intervista ai due allenatori. Ma l'atteggiamento a me è piaciuto sin dall'inizio, è chiaro che loro hanno delle forze molto importanti, noi con i ragazzi avevamo preparato durante la settimana come contrastarli, quindi loro sicuramente dovevano un attimo anche prendere le misure su realmente in campo, ecco, perché poi tra il prepararlo sulla carta e prepararlo e poi te li trovi in campo vanno veramente forte, ecco, quindi sicuramente c'è stato questo atteggiamento è stato dovuto al fatto che comunque si dovevano prendere le misure. Sinceramente devo ancora realizzare e quindi non ho ancora realizzato bene il fatto di avere battuto, perché io sono ancora in partita in questo momento qui. Però credo che devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché sono stati meravigliosi. Oggi hanno attaccato ogni pallone, raddoppio di marcature, aggressività, intensità, tutto quello che un allenatore vuole dai propri ragazzi. Sì, la partita tutto sommato è andata come dici te, nel senso che non abbiamo fatto una brutta gara in sé per sé. Primo tempo abbiamo creato un paio di occasioni da gol, il palo di Sasha e l'azione con Dolcini sulla fascia che potevamo sfruttare meglio, altre situazioni che siamo riusciti a creare ma non abbiamo realizzato, però abbiamo cominciato a concedere qualcosa al Faenza, nel senso alcune punizioni laterali e lì è stato forse il problema più grosso di oggi, abbiamo sofferto molto le palle aeree e da lì è scaturito sia il primo che il secondo gol, che sono quasi due gol in fotocopia, insomma. Per il resto la prestazione sicuramente non è stata una prestazione da altri livelli, però neanche così da buttare tutto quanto. Adrian l'ho fatto uscire perché non me la sentivo più di rischiarlo, visto che le sue condizioni non erano, cioè, nel senso, al top, erano al top prima della gara, poi aveva subito non so se una piccola distorsione o un qualcosa che gli procurava fastidio e sinceramente rischiarlo per anche un minuto mi sembrava un po' esagerato. Sasha l'avevo visto comunque bene a prescindere dalla scelta, l'avevo visto bene in settimana sia fisicamente che mentalmente, ma Bonaventura era uscito acciaccato dalla partita di giovedì, venerdì non si è allenato, sabato non si è allenato
e anche oggi quando gli ho chiesto di entrare comunque non era al meglio e ha giocato con un'infiltrazione, quindi ecco perché la scelta di Čikarević subito invece di Bonaventura, considerando che Sasha oggi secondo me ha fatto una grande partita, a parte il gol è venuto fuori in diverse occasioni e ha portato a casa la sua partita molto bene, insomma. Allora, rientriamo e andiamo subito sui messaggi da casa. Innanzitutto, scusate, non ho visto la classifica, in che posizione siamo? Questo è il primo. Nel senso che, perché vi lamentate tanto? Siamo comunque primi, no? Basta sgridare, no? Pazienza. Poi, sempre da casa, muratori, manovali, ingegneri, ma siamo in eccellenza. Vedi Renzo, anche gli ingegneri ci hanno scritto. Infatti ieri eravamo a Faenza, di ingegneri si fa senso. No, questa è cattiva. Adesso tra un po' ti bastono perché c'è un'intervista tua memorabile. Tra un po' andiamo a vedere, eh. Adesso cosa andiamo a vedere? Adesso andiamo a vedere l'intervista ai nostri calciatori. Sono i nostri, eh. Un peccato per come è andata, perché comunque eravamo partiti discretamente bene. Poi abbiamo preso questo gol su un errore nostro. Secondo tempo siamo rientrati, secondo me, con un piglio diverso. Nel momento migliore nostro abbiamo preso secondo gol, a parere mio. Poi l'unica cosa è domani facciamo allenamento, ricominciamo e pensiamo a domenica prossima a far tornare le cose per il meglio. Secondo me nel secondo tempo siamo scesi con cattiveria, solo che è normale, loro essendo 1-0 magari giocavano di meno e perdevano più tempo, è stato un po' un non giocare a calcio, come ci capita quasi sempre. Noi abbiamo provato a fare di nuovo la partita e, come ho detto prima, nel momento migliore, secondo me, abbiamo preso gol. E abbiamo provato a recuperare, poi abbiamo avuto anche qualche occasione, ma sul 2-0 è stato difficile. E quindi è andata così, purtroppo. Sì, io non avevo mai fatto l'eccellenza, ma non ti regala niente nessuno. Vai in dei campi con delle squadre che vogliono vincere a tutti i costi, noi siamo a Rimini, quindi vorranno vincere ancora di più. E dobbiamo metterci a lavorare da domani e pensare a domenica, a vincere domenica e vincere il campionato. E punto, non c'è nient'altro da aggiungere. Beh, sicuramente la sua assenza si fa sentire, però noi penso che abbiamo una squadra che possiamo sopperire chiunque. Oggi forse ci è mancato proprio questa unità di squadra, questa comunione di intenti che non ci ha permesso di fare risultato. Sì, abbiamo preso due gol pressoché uguali da un calcio piazzato, che non siamo stati molto svegli e abili a leggere la situazione. E penso che è stata una partita strana, perché abbiamo preso appunto questi due gol su palle inattive, noi abbiamo creato qualcosina e purtroppo e ce ne torniamo a casa senza punti e per fortuna giochiamo subito domenica e possiamo rifarci. Ma penso che oggi sia mancata un po' proprio la voglia di fare risultato, di far gol, al di là di magari i movimenti che noi li proviamo comunque tutta la settimana bene. Oggi ci è mancata secondo me quella cattiveria che ti permette comunque di vincere un contrasto in più, di arrivare prima su una palla che ti consente poi di arrivare magari al tiro e di far gol. Sì, i tifosi sono stati eccezionali, hanno sempre incitato e dobbiamo chiedergli scusa per, appunto, per la prestazione che oggi non c'è stata, però siamo, se si può dire, incavolati e quindi cercheremo sicuramente domenica di rifarci anche per loro. Allora Mattia, non si può più perdere perché avete fatto sollevare un polverone che non se ne può più, quindi da qui in avanti solo vittorie, anche perché di fianco hai Renzo che picchia. E quindi si è arrabbiata, hai sentito quello che ha chiesto Tito Righini, ha chiesto scusa ai tifosi, però davvero cercate di non perdere più, che sennò qui succede un caos. Però penso che anche tu sia d'accordo con me, tu prima sei stato zitto in mezzo a loro due, però dopo 10 partite insomma avrai pensato tu, caspita, ne abbiamo persa una, adesso non fate tutto questo caos o no? La mia idea è quella che non eravamo fenomeni prima di questa partita e ora non siamo scarsi. Ci è servito per magari se ci sentivamo un po' troppo sicuri. Un po' troppo sicuri, ci è servita questa botta di umiltà per poter riprendere e riniziare da quella tranche positiva che
c'è stata prima di questa partita. Ma tu, facendoti una domanda alla Baldisserri, stasera ti senti dopo Faenza più ingegnere o più muratore? Più muratore. Ok. Vabbè, non ha detto male o male, però, quindi comunque rimane a medio livello. Allora, adesso devo vedere la prima e storica intervista di Emanuele Piloni, perché dovete sapere, noi ieri siamo andati in diretta streaming, abbiamo trasmesso il primo tempo, però purtroppo... Mi hanno insultato, perché non ha funzionato niente ieri, cioè avete perso, lo streaming non andava. La valletta non può andare via, cortesemente. So, allora, tu vai via. Sto spiegando, scusate. Allora, stavo dicendo che in streaming c'è stato un problema tecnico, non abbiamo voluto trasmettere il secondo tempo, ci scusiamo con i nostri spettatori dovuto appunto alla connessione internet che a Faenza c'era poco segnale. Cosa abbiamo fatto? Cosa ci siamo inventati? Ci siamo inventati la mitica Pirons, la chiamiamo così, la prima intervista di Pirons, un'intervista molto particolare, non ci ho capito nulla, ve la faccio vedere, via! E stavamo parlando durante l'intervallo appunto dei ricordi che il Rimini ha in maniera molto grande qui in quel di Faenza, perché ci siamo venuti tante volte, il signore appunto come me ha tanti ricordi di questa cosa, della tribuna che non c'è più, ci può raccontare qualcosa? Sì, era purtroppo poco frequentata, poco utilizzata e quindi più che altro anche per problemi di vetustà si è preferito abbatterla. E in giugno, nel mese di giugno, quando si svolgono qui la Bigorda d'Oro e il Palio del Niballo, che sono le manifestazioni tradizionali rievocative medievali, si montano delle tribune in tabulare che sono piene di pubblico, perché quello è il momento in cui lo stadio Brunieri si riempie durante l'anno. Purtroppo per il calcio non c'è mai stata questa possibilità, anche quando eravamo in Serie C2 negli anni d'oro, che io ho avuto la fortuna di vivere almeno nella prima parte con la promozione dalla Serie D con Ivano Gavella, il primo anno l'anno di Ivano Gavella in C2 qui a Faenza e poi quello di Carlo Regno, e quindi sono ricordi bellissimi, come diceva lei. Sì, Gavella poi anche a Rimini ha avuto una stagione, è stata una sola stagione ma molto importante, Gavella è molto molto ricordato, il compianto Gavella, perché ricordiamo che purtroppo ci ha lasciato ormai già da qualche tempo, e appunto in quegli anni là Rimini riempiva bene però lo stadio. Io ricordo che abbiamo rimandato nel nostro sito e anche un pochino di Amarcord con YouTube con i gol appunto di quei tempi, e con una vittoria nostra mi sembra 1-1-0, ma io ricordo in maniera abbastanza nitida il 3-0, in cui mi sembra che ci fu un gol anche di calcagno, però non ricordo i marcatori, e c'era appunto quella tribuna di cui parlavamo e dall'altra parte completamente piena di tifosi biancorossi e il campo diventava sempre più bianco perché nevicava. Sì, era riservata più che altro alla tifoseria ospite in quegli anni, poi numerosi tifosi del Padova, della Triestina, quando appunto li si incontrava in Serie C2. E Faenza ha questi ricordi belli del derby, che è tornato dopo quasi 15 anni, e c'è una storia anche di ex, potrei ricordare l'ultimo è Sergio Floccheri, chiaramente, che è il giocatore più recente, ma mi piace anche menzionare l'amico Gigi Bizzotto, appunto Ivano Gavella nelle vesti di allenatore, Cristian Protti, il bomber che ha lasciato tanti ricordi qui a Faenza ed è ancora molto apprezzato, e poi sono stati altri anche nelle categorie inferiori. Bene, dai, siamo due realtà che sono più gemellate di quanto non sembra. Allora, stai facendo un gran casino, io voglio andare da Renzo. No, mi fai dire solo una cosa, sì, che mi hanno già candidato al premio Pulitzer, che sicuramente non vincerò, però sul premio Ilaria Alpi c'ho qualche speranza. Sì, va bene, adesso vedremo, noi ti candidiamo. Allora Renzo, il tecnico del Rimini ha detto che poi non ha giocato così male il Rimini. Rimini, non ha giocato male, è chiaro che gli allenatori difendono sempre la propria squadra, i propri giocatori, e fa parte del suo lavoro, però onestamente io sono sincero, perdere in quella maniera, anche se la squadra non era forte al completo, alcuni giocatori mancavano, i giocatori non erano nelle migliori condizioni, però non si trovano attenuanti, perché giustamente, come diceva, hanno preso due gol su degli episodi, ma anche Rimini ha vinto tre partite su degli episodi, vuol dire alla fine nel calcio c'è. Ci sta. Ecco, onestamente io ho la paura del gioco, tutto sommato. Io ripeto, sono pienamente convinto che Rimini ce la farà. Però onestamente anche Mastro Nicola qualcosa in queste sconfitte del suo ci mette anche lui. Va bene, allora adesso andiamo a vedere Faro Coppo sia il prossimo avversario del Rimini.
della prima categoria all'eccellenza, la Favola Faro Cup, potrebbe riassumersi in questa maniera. Dopo tanti anni di promozione, nell'annata 2013-2014, la squadra retrocede in prima categoria. Due annate, le ultime convincenti e ricche di soddisfazioni, che hanno condotto la compagine degli Appennini bolognesi nel massimo torneo d'eccellenza. Le pretese sono quelle di raggiungere una salvezza, magari con età media attorno ai 22,2. Non male per una neopromossa, spinta in panchina dal tecnico Cati e dietro la scrivania dal presidente Pucci. La guida tecnica confermata ha portato poi a un ritocco estivo indirizzato per lo più a sistemare il reparto arretrato. Troppi gol incassati nell'ultimo torneo di promozione, secondo posto in effetti frutto di 20 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, con all'attivo 47 gol fatti e un passivo di 41 reti subite. Secondo posto con 65 punti, 4 in meno della capolista Carpinetti, che chiuse il torneo a quota 69 punti. Undicesimo posto attuale in classifica, una media di un punto a giornata, considerando che la squadra attualmente ha proprio 11 punti, frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Solo 5 gol realizzati, 8 quelle subite. Se come detto poc'anzi, in campagna di mercato estiva ci sono stati gli accorgimenti tattici nel reparto difensivo, occorrono al lavoro in corso delle registrazioni in zona offensiva. Si segna con il contagocce. Va bene dunque un'arma vincente come la difesa, ma per salvarsi occorrerà essere quantomeno pericolosi in zona offensiva. Faro Gaggio Montano ha preso anche la denominazione di Faro Cop. La speranza è che quel faro messo al centro della Cop possa illuminare a fine stagione un'impresa sulla carta molto ardua. Poi non ridete, questi sono servizi. Queste perle di saggezza, andiamo a leggere il prossimo turno. Vedi, si diverte anche Renzo, vedi? Ma il faro, i punti c'è una 14, sì, non 11. Sì, 11 perché l'ho registrato sabato mattina, abbi pazienza. No, ma hai detto bene, ha segnato una rete in più. Non niente a Renzo. Prossimo turno, Argentana Castrocaro, Bellaria Real San Lazzaro, Cervia Classe, Gran Amica Sasso Marconi, Old Meldola Marignanese, Progresso Faenza, Rimini Faro, Sant'Agostino Corticella, San Pierana Fiariccione, Savignanese Massalombarda. Allora, noi prima parlavamo, Rimini Faro, dunque partita con inizio alle ore 14.30, l'abbraccio alla famiglia Grassi ovviamente l'abbiamo dato, sì, perché ci sembrava gioia, giustamente una cosa dovuta e soprattutto con enorme gioia. Siamo alle battute finali, ricordiamo il prossimo appuntamento lunedì sera sempre a partire dalle ore 19.55 con calcio di rigore, tutto sul calcio locale dall'eccellenza fino ad arrivare alla prima categoria Romagna con una finestra particolare sulle Marche e poi Sport Up a partire dalle ore 20.45 tutto sul Rimini Calcio. Prossima diretta streaming per quanto riguarda la squadra biancorossa sarà nella trasferta di San Giovanni Marignano, che ci auguriamo appunto che proceda tutto liscio e che ci sia anche magari quel giorno a commentare con noi la partita con me Emanuele e anche il nostro Renzo Baldicelli, data che comunque è una trasferta molto vicina. Ai giocatori vogliamo fare i complimenti fino a questo momento. Mattia, complimenti per il campionato che state facendo nonostante la giornata storta di ieri, perché è stata storta per te ma è stata storta anche per me Emanuele, che adesso ci abbiamo riso sopra, però purtroppo non trasmette il secondo tempo, abbiamo deluso un po' i nostri fans, quindi ci scusiamo. Quindi adesso è d'obbligo, domenica 3 punti, eh? Sì, faremo il massimo per portare a casa i 3 punti. A quanto il primo gol in campionato anche per te? Non lo so, spero presto. Va bene. Presto. Però quando scenderai da manovale diventerai ingegnere, ricordati. Okay. Geometra. No, lui era muratore, non era manovale, era già a metà classifica. Stasera sei acida, sei pesante, te lo dico. Allora, salutiamo a Massa Finale, Elena Benedetti. Dai un bel bacio, ok, buon Halloween. Salutiamo il nostro opinionista bianco-rosso, più nero che rosso questa sera, ovvero il nostro Emanuele Pironi. E il rosso ce lo mette lei con la spallina del regista. Sì, non si dice, non buonanotte si dice. A tutti, si vede. Poi salutiamo il nostro ospite biancorosso, ringraziamo come sempre l'ufficio stampa, Mattia Gabrielli. Ciao a tutti. E salutiamo infine il nostro opinionista vulcanico, Renzo Baldicelli. Buonasera a tutti. Noi ci vediamo lunedì prossimo, sempre a partire dalle ore 20.45. Buonanotte a tutti. Ciao.